Benvenuti in casa di, a casa mia, ciao! Ciao Francesca, grazie per averci invitato. Che bellissima casa, grazie, Francesca! Grazie mille! Veramente sembra un piccolo museo di design contemporaneo. Sì. E ci vuoi raccontare un po' di questi meravigliosi pezzi che sono a casa tua? E abbiamo il tavolo di Gaulenti. Abbiamo il divano di MDF, questo cuscino meraviglioso che io adoro di Antonio Marras, che mi hanno regalato dei miei carissimi amici. E poi abbiamo l'arco di Castiglione, alcune opere d'arte, l'ultimo pezzo che mi sono presa al mio Photo Fair di Camilla Borghese. E poi questi meravigliosi puff che appartengono alla mia collezione di design Barrel 12. Questo è il tuo progetto? Questo è il mio progetto più bello. Il tuo progetto come designer? Sì, come designer, sì. Sono pezzi unici, uno diverso dall'altro, realizzo in varie officine in Italia, tutto made in Italy. Questo è un regalo che faccio spesso a mio marito perché colleziona mappamondi. Un pezzo di famiglia. Queste sono le meravigliose Medea che io adoro. E tu hai creato invece in questo appartamento la tua piccola oasi personale. Sì, io ho creato il mio mondo, dove spesso anche lavoro e ricevo clienti, amici. E ma ascolta, questi invece, questi barrel che vediamo qui, questi sono una lavorazione invece diversa, particolare. Questi sono i primi prototipi, sono Corten, che ho realizzato appunto esponendoli 6 mesi al sole. Caspita, tantissimo lavoro e tempo. Sì, c'è moltissimo lavoro e tempo. Ma il processo è semplicissimo, nel senso che lo facciamo arrugginire con delle tecniche nostre particolari, esponendole alle intemperie, alla pioggia, al sole, e poi viene trattato con un trasparente e il risultato è questo che vedete. Questa è un'opera d'arte di Angela Glasker che abbiamo preso a Miami Art Basel e rappresenta proprio l'effimero, più effimero della carta, della sospensione, ma sono anni che è qui e ha una matericità esclusiva che io poi ho riprodotto nel mio barile. Attraverso il barile, questo è il pezzo che amo di più in assoluto, della mia amica Lix, della Marina Vanzulli, che ho fatto riprodurre con tutti i pezzi di recupero. Nel senso che qui c'è la carta del giornale recuperata che si butta via e poi non sapevo, avendo lavorato molti anni per le riviste di arredamento come stylist e realizzavo case in sala posa, non sapevo mai dove mettere le riviste. Questo è un pezzo di Driade di 25 anni, è il primo pezzo che era esposto al Salone del Mobile e da qua sono arrivate tutte le altre cucine. È stato uno dei primi pezzi con l'isola centrale, questo acciaio curvato, e è da tantissimo tempo che lo utilizziamo e meraviglioso ancora. Adesso io offro un caffè e questo è stato eliminato dalla televisione, è stato sostituito con un'opera di una mia amica che si chiama Romana Zambon, è un light box e mi riporta in viaggio, nel senso che non potendo andare più a viaggiare in Argentina e ho preso questo pezzo così ti ricorda i miei viaggi. È bella quest'aria anche così luminosa, normalmente oggi purtroppo è una giornata un po' piovosa e quindi magari non così luminosa, ma questa zona è stupenda, una specie di piccolo giardino d'inverno. Sì, questo è un giardino d'inverno che è stato appunto recuperato e ristrutturato, ho continuato il marmo Calacatta fino in fondo e ho chiuso questo terrazzo con un bow window, una specie di bow window alla parigina. Con un bellissimo terrazzo che per Milano non è così scontato. Sì, bellissimo terrazzo dove viviamo 6 mesi all'anno. Sì, organizzo dei pranzi molto interessanti, al femminile, soprattutto tra donne, in cui si parla di tutto, ci si presenta e poi nascono delle bellissime opportunità lavorative e questo mi fa molto piacere. Tra lavoro, arte, pubblicità e simpatia nascono e tessiamo delle amicizie un po' più profonde, meno superficiali. Da cui possono nascere dei bellissimi progetti. Da cui nascono bellissimi progetti. Nascendo dei bellissimi progetti e di questo sono molto, molto orgogliosa e molto felice. Che racconteremo allora in un prossimo episodio, una prossima puntata di questi meravigliosi video che raccontano le storie delle case più belle. Arrivederci a tutti, al prossimo. Ciao, grazie mille.